L'ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, è stata bersagliata dalle critiche per uno scatto pubblicato sui social. La foto la ritrae mentre soffia sulle candeline della sua torta di compleanno in un outfit premaman che le metteva in risalto il pancione. Proprio la scelta del look è stata oggetto di molte aspre critiche da parte di followers. Teresanna ha deciso di non lasciare correre zittendo tutti con una risposta epica. Ecco come ha risposto agli haters, Teresanna Pugliese, la dolce attesa e l'assurdo odio mediatico. L'abbiamo conosciuta nello studio del dating show, Uomini e Donne, e oggi Teresanna continua ad avere una certa notorietà nel mondo dello spettacolo e sui social media. Lavora come influencer, testimonial e opinionista televisiva in programmi come Domenica Live e nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello VIP. Ora Teresanna è incinta del suo secondo figlio e si tratta di una fase delicata, ma estremamente gioiosa per lei e il compagno. L'ex volto di Uomini e Donne ha infatti raccontato attraversato un lungo periodo difficile prima di riuscire a concepire nuovamente. Dopo il test positivo, ha dovuto attendere diversi mesi prima di annunciare la gravidanza, a causa di alcune problematiche che avrebbero potuto compromettere la gravidanza. Per questo motivo, ha preferito aspettare e assicurarsi che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi. Ora, alla fine del suo percorso, Teresanna può finalmente godersi la dolce attesa del bebè. Data la situazione, risulta difficile pensare che qualcuno possa voler rovinare questo momento di grande gioia, eppure Teresanna è stata colpita da un'ondata di odio mediatico proprio negli ultimi giorni. Teresanna sommersa dai commenti degli haters? Cosa succede? Lo scorso 25 luglio, infatti, Teresanna ha festeggiato il suo compleanno. Durante i festeggiamenti, l'ex di Uomini e Donne ha postato alcune foto sui social dell'evento. Tuttavia, queste immagini hanno scatenato una serie di commenti negativi. I critici hanno attaccato il suo look, composto da lunghi pantaloni neri a zampa e una maglietta rossa aperta sul davanti, che lasciava intravedere il pancione. I commenti sgradevoli erano tutti focalizzati sul fatto che Teresanna avesse mostrato la pancia, ritenendo tale esposizione di cattivo gusto. Alcuni dei commenti ricevuti sono stati: l'esibizione della pancia non mi piace, imbarazzante e volgare, e disgusto totale, dovrebbe essere un momento intimo. Commenti spiacevoli e fuori luogo che Teresanna non ha potuto non notare. Ecco però come ha deciso di reagire, la risposta epica agli haters. Come sappiamo, l'esperienza di Teresanna Pugliese a Uomini e Donne e ha forgiato il suo carattere facendole imparare a gestire le critiche. In un post successivo pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice ha dimostrato la sua forza d'animo con queste parole in risposta agli haters: accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque. Ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove il pudore va ben oltre la maglia corta. E ancora, scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo, per le guerre, per l'infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per chi come voi ancora vive in un pensiero prigioniero che ammala la società. Una risposta che ha fatto luce sulla piccolezza di commenti come quelli ricevuti, che non hanno altro scopo che minare la felicità di chi sta vivendo un momento magico e speciale come quello di una gravidanza.